Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati finalmente con un nuovo video a tema Gormiti. Vi avevo annunciato dell'uscita di questo box sui miei social che vi lascio qui sotto e vi invito ad andare a seguirmi. Allora, che cosa volevo dirvi? Questa è la famosissima Wave 7, va bene? Sul box voi troverete la scritta Wave 12. In realtà è la famosa, dico famosa, Wave 7 perché è uscita soltanto in Grecia, mai arrivata in Italia prima di oggi. Ci sono alcune differenze che adesso andremo a vedere, ne parliamo insieme. Comunque finalmente potremo completare il ciclo dei mecha perché appunto ci mancava questa collezione. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dei Gormiti, dove potete trovare tutti i video che abbiamo fatto fino ad ora. Allora, vi dicevo, quali sono le differenze con la Wave 7 uscita in Grecia e questa nostra Wave 12? Allora, abbiamo notato innanzitutto cambia il packaging, sia del box sia di tutti i pacchetti che adesso vi faccio vedere. Inoltre abbiamo notato che la carta è stato cancellato il layout del mecha, ma avrà il layout alfa, nonostante i Gormiti, come vi dicevo, siano mecha, perché è la Wave 7, va bene? Che adesso è stata trasformata in Wave 12. Inoltre lo speciale in Grecia era Hurricane Silver, che magari vi lascio qui sopra e vi faccio vedere. È stato cambiato per questa nostra versione, infatti il nostro speciale sarà Lord Titano Dorato alfa, va bene? Quindi ragazzi, abbiamo queste piccole differenze, però devo dirvi sono molto contento di riuscire a completare questa collezione perché insomma ci mancava e quelle greche costavano, avevano dei prezzi veramente fuori dal normale, quindi non mi sembrava il caso andare a spendere così tanti soldi per una Wave che secondo me prima o poi ce l'avrebbero riproposta ed infatti eccola qui. Vabbè raga, mi raccomando, adesso li andiamo ad aprire e vi faccio vedere i codicini, quindi dovete essere veloci per sbloccare i codicini di tutti quanti questi Gormiti. Spostiamoci sotto e andiamo ad aprire la Wave, non so se chiamarla 12 o 7, facciamo la 12-7 Wave, andiamo ad aprire. Ok ragazzi, eccoci qui con i Gormiti Wave 12. Allora, diamo uno sguardo come sempre alla scatolina, ci dice che il digital code incluso, che come vi dicevo vi regalerò, Gorm card inclusa. Questi sono i nostri personaggi, c'è scritto Lord Helios d'oro, ragazzi, ma questo è Lord Titano, assolutamente non Helios, quindi c'è un errore sulla scritta, va bene. Poi dietro abbiamo le solite scritte che non ci interessano e qui i nostri personaggi. Allora, andiamo ad aprire il box, devo dirvi, io ho tolto inizialmente questo foglietto che ho trovato all'interno, ovviamente il Playfan che è sempre presente all'interno del box, dove troviamo un sacco di informazioni sui nostri Gormiti, quindi tutti i vari popoli, i cattivi, i buoni, l'app, il sito, tutta la checklist con tutti quanti i giochi usciti, quindi insomma Playfan è sempre molto completo e quindi se siete interessati gli potete dare sicuramente una bella letta. Allora ragazzi, quali sono le note dolenti di questo box? Che i Gormiti sono passati a 4,90€. Se non sbaglio, e se non vado errato, tutte le altre collezioni che abbiamo fatto costavano 4,50€. Quindi sono aumentate di ben 40 centesimi, che ovviamente per un box che non è più da 12 ma è da 14, vi lascio immaginare il prezzo è aumentato di un bel po', perché 40 centesimi per 14 sono bei soldini. Allora, andiamo a vedere qua, ragazzi, ci sono 14 bustone. Io credo che questa volta faremo un video unico, quindi cerchiamo di chiacchierare poco e sbustare tanto. Quindi andiamo a fare un pochino di spazio, spostiamo il box semmai da questa parte, così da quell'altra posizioneremo i nostri Gormiti e quindi ragazzi, pronti via, iniziamo lo spacchettamento di questa Wave 12. Allora, vediamo un po' chi abbiamo trovato. Questo è il codice, ve lo faccio vedere fra poco. Eccolo qua, Hurricane, va bene? Quindi come potete notare è stato perso il layout, quindi quello col verde, con il mecha, ok? È stato messo il layout alfa, come potrete notare sicuramente anche da questa immagine. Questo intanto è il codicino che vi mostro. Però come vi dicevo, questi in realtà sarebbero dovuti essere dei mecha, va bene? Comunque usciti in ritardo e quindi ce li siamo presi così. Allora, andiamo a vedere la checklist.
Eccola qui, abbiamo Gorok, Lord Titano, Vrago, Urik, Irok, Kryptus, Kionos, Hurricane e Lord Titano Dorato. Qui è scritto bene, vabbè ragazzi, in edicola e nei migliori negozi. Allora, lasciamoci a portata di mano la checklist, così vediamo bene quali personaggi abbiamo trovato. Intanto noi ci prendiamo il nostro Hurricane. Allora, molto ben fatto ragazzi, guardate un po'. Scolpito come sempre molto bene, le sue ali sono fatte decisamente in maniera ottima. Ragazzi, diciamo che la qualità è rimasta abbastanza standard. Sicuramente per quanto riguarda la colorazione ci siamo, va bene? E anche per quanto riguarda la scultura. Quindi andiamo a mettere la Gorm Card. Eccola qui, Hurricane. E questo è il nostro primo personaggio, va bene? Togliamo le cartacce e andiamo con il secondo spacchettamento. Allora, vediamo un po' chi abbiamo trovato adesso. Vediamolo di qui. Oh, Kryptus! Va bene, ragazzi, uno dei più cattivi in assoluto. Kryptus, vi mostro il suo codicino. E andiamo a vedere come è fatto il personaggio. Ah, molto bello, ragazzi. Guardate un po' che spettacolo. Molto ben colorato, la parte dorata sicuramente è fatta davvero molto bene. E poi il personaggio è ricchissimo di dettagli. Guardate l'armatura che ricorda una sorta di scheletro, no? Come se fosse una gabbia toracica. Fatto molto bene anche con l'elmo, con le due corna. Molto bello il nostro Kryptus. Va bene, quindi ci siamo. Ovviamente ragà, la collezione dovremmo completarla assolutamente. Dovremmo trovare anche un po' di doppioni, perché giustamente le buste sono molte di più di quanto è la nostra collezione. Allora, prossimo numero, abbiamo trovato Kionos. Molto bello anche lui. Vediamo il codicino. Eccolo qua. Questo, ragazzi, è proprio la prima volta che lo vediamo, se non erro. Quindi sono molto curioso di scoprirlo. Eccolo qua, ragazzi. Guardate quanto è fatto bene. Bellissimo. Allora, vediamo un po' di tirarlo fuori dalla plastica. Eccolo qua, ragazzi, guardate che spettacolo. Ha questo cannone sul braccio destro, la chela sul braccio sinistro, super armato. Un occhione centrale, ragazzi, stile un po' stile palombaro, no? Molto molto bello anche questo. Bello, mi piace e sono contento finalmente di poterlo collezionare, Kionos. Ok, poi proseguiamo, togliamo la cartaccia. Prossimo spacchettamento. Vediamo un po' chi abbiamo trovato. Lord Titano, ok? Ora non ci resta da capire se è Lord Titano dorato oppure quello colorato. Questo è il codicino del nostro Lord Titano. Vediamo un po' quale abbiamo trovato dei due. Il dorato. Eccolo qua, raga, bellissimo. Guardate che roba. È proprio massiccio questo Gormita. Molto grande. Sono curioso di vedere la sua versione colorata, perché vedete quanti dettagli ci sono. Quindi mi auguro che sia stato colorato bene. Va bene, quindi Lord Titano. Eccolo qui. Vediamo un po', non si regge bene. Con un po' di fatica, mettiamolo qui dietro. Vediamo se si regge meglio. Perfetto. Ok, quindi ragazzi, diamo uno sguardo alla checklist. Allora, abbiamo trovato Lord Titano dorato. Poi abbiamo trovato Hurricane, Kionos e Kryptus. Va bene, quindi ci mancano questi 5. Per ora non abbiamo trovato neanche un doppione. Quindi diciamo che stiamo andando bene, ci stiamo comportando bene. Ok, neanche questa volta abbiamo trovato un doppione. Eccolo qui, Irok. Vi mostro il codicino. Quindi ottimo. Siamo con la carta qua dietro. E andiamo a scoprire come è fatto Irok. Eccolo qua, lui molto più piccolino, ma insomma in confronto al Lord Titano, raga, è quasi la metà. Però anche lui molto ben fatto. Guardate che bello il viso con gli occhi. E poi queste due trivelle al posto delle mani, devo dirvi, fatte molto molto bene. Bello anche lui, raga. Questa è una collezione veramente fatta bene, veramente bella. E meno male che ce la siamo trovata. Cioè, più che altro meno male che ce l'hanno fatta uscire, perché insomma, per come si era messo e quanto tempo era passato, molti pensavano che ormai non sarebbe più uscita in Italia. E invece. Oh, ragazzi, Gorok, l'Hyper Beast del Popolo della Roccia. Bellissima. Adesso ci manca solo Vrago per le Hyper Beast. Intanto questo è il codicino.
qua a vedere. Guarda, sì, ragazzi, bellissima. Veramente uno spettacolo. Forse fino ad ora Gorak è il mio preferito, eh? Ve lo dico perché la posizione, guardate che spettacolo con le braccia unite. Poi guardate che braccioni che ha. E guardate come è stato colorato bene il viso e la dentatura. Molto bello Gorak, raga. Fatto veramente bene. E quindi devo dirvi che ad ora, ok, sono molto curioso ancora di vedere Lord Titano colorato. Però ad ora devo dirvi che Gorak, secondo me, è il più bello di tutti. Va bene? Poi proseguiamo. Prossimo spazio. Raga, adesso dobbiamo trovare per forza un doppione. Cioè, è impossibile. Finora non abbiamo trovato neanche un doppione. Quindi io dico è per forza. E infatti, dai, Kyonos, incredibile. Abbiamo aperto 1, 2, 3, 4, 5, 6 booster. Neanche un doppione. Insomma, quasi impossibile riuscirci. E quindi, giustamente, ci siamo trovati il doppione. Eccolo qua. Kyonos, molto bello. Vabbè, ovviamente lo abbiamo già visto. Niente male. Poi, prossimo spacchettamento. Raga, ovviamente è lunga la cosa. 14 buste sono un bel po', quindi ci sarà molto da spacchettare. Allora, abbiamo trovato un altro Hurricane. Vi mostro il codicino. Sapete che non mi ricordo se vi ho fatto vedere il secondo codice di Kyonos. Non lo so, nel caso ve lo rimostro. Non me lo ricordo, magari l'ho fatto. Però, in caso mi fossi dimenticato, abbiamo recuperato. Ok, eccolo qui, Hurricane. Perfetto, ce lo posizioniamo qui dietro e proseguiamo con lo spacchettamento. Allora, apro quest'ultimo e poi facciamo una pausa con la checklist per capire come siamo messi. Allora, un altro Kyonos, va bene? Quindi siamo a quota 3 Kyonos. Vi faccio vedere il codice, mi stavo per dimenticare. Ok, e eccolo qua, Kyonos. Allora, adesso, come vi dicevo, facciamo una piccolissima pausa, se riesco a tirar fuori Kyonos dalla sua plastica, perché è bello incastrato. Eccolo qui. Cerchiamo di capire quanti ce ne mancano, ma secondo me siamo proprio arrivati. Ci manca Vrago, Lord Titano. Basta. Ah no, ci manca anche Urik. Va bene, siamo a meno 3 dal finire la collezione. Io, insomma, sono molto fiducioso sul fatto che ci riusciremo, ovviamente, avendo preso un box intero, insomma, vedi un po'. Allora, oh, eccolo qua, Urik. Ok, adesso siamo a meno 2 dal fine collezione. Vi mostro il suo codicino e andiamo a vedere come è fatto. Vabbè, ragazzi, loro sono sempre fantastici, questi del popolo del magma, mi piacciono tantissimo. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ha una sorta di guantoni da pugile. Peraltro questo è anche infuocato, vedete? Si è infiammato. Molto bello, guardate com'è particolare la forma del viso. I capelli fatti molto bene anche con questa cresta rossa. Ragazzi, lui sembra un pugile e devo dirvi, veramente un bellissimo personaggio. Quindi questa è anche un'ottima aggiunta alla collezione. Perfetto, ragazzi, là siamo a meno 2. Quindi in teoria io vedo altre 4 buste. Qui dovremmo trovare altri 2 doppioni. E poi eccolo qua, un altro Urik, quindi lo abbiamo chiamato, un altro doppione. E poi dovremmo trovare Lord Titano e Vrago, ok? E la collezione è completa. Tiriamo fuori il secondo Urik, molto bello. Raga, questo devo dirvi, lo metto al secondo posto fino adesso, eh? Primo Gorok, secondo Urik, bellissimo. Poi, terz'ultimo pacchetto, vediamo un po'. Abbiamo trovato un altro Kyonos. Ragazzi, siamo a quota 4 Kyonos. Allora, come vi dicevo, sapevamo che avremmo trovato tanti doppioni, però insomma 4 uguali, no? Era, direi, molto meglio trovare qualche doppione un po' più diverso, no? Insomma, 4 dello stesso personaggio, magari era meglio, che so, un altro Kryptos, un altro Hirok, insomma. 4 Kyonos mi sembrano un po' tantini. Allora, meno 2. Quindi uno, ragazzi, è sicuramente un doppione. E uno sarà Vrago. Ok, Lord Titano. No, 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 mi stavo sbagliando. Quello deve essere per forza Vrago, raga, perché altrimenti ci manca Vrago. Allora, Lord Titano, eccolo qua. Vi mostro il suo codicino e andiamolo a vedere colorato, perché, come vi raccontavo, è quello che più mi incuriosisce. Ragazzi, è bellissimo.
Bellissimo, guardate che spettacolo. Fatto proprio bene, con tutti questi inserti gialli sia sul petto sia sulle gambe. Raga, bellissimo, sicuramente il più bello di tutti. Ero quasi sicuro che sarebbe stato il più bello di tutti. Quindi è lui, assolutamente il mio preferito per questa serie, Lord Titano. Molto, molto bello. Va bene? Ce lo posizioniamo qui, raga. E questo è bravo. Deve essere bravo, aggiungerei, perché altrimenti... Vediamo un po'. Eccolo qua, Vrago, la seconda Hyper Beast. Adesso siamo al completo. Vi faccio vedere il codicino. Eccolo qua. Lo posizioniamo qui sotto e ce l'andiamo ad aprire. Bello anche lui, eh. Bellissimo anche Vrago, sicuramente un ottimo personaggio realizzato molto bene. Vi faccio vedere la scultura, guardate che bella l'ala. Belle anche le gambe, vedete si vedono proprio le squame sia sulle zampe anteriori che posteriori. Poi ha questa sorta di corna. Poi ha queste corna molto ben fatte. Il viso, ragazzi, è stato realizzato molto bene. Io l'avrei fatto a bocca aperta, va bene? Io avrei fatto vedere i denti esattamente come hanno fatto con Gorok. Però vabbè, dai, comunque è una bella posizione fiera, diciamo così. Allora, ragazzi, dunque, questa è tutta la collezione, tutta la nuova Wave 12 o Wave 7, che come voi preferite insomma chiamarla. Vi confermo che al primo posto io voglio mettere, adesso ve lo faccio vedere, Lord Titano. Secondo me lui è il più bello di tutti per questa collezione. Secondo posto lo voglio dare a Gorok. Guardate che bello anche lui, super massiccio, guardate che posizione fiera che ha. E al terzo posto voglio mettere questo Urik, perché devo dirvi che questa, diciamo, posizione, insomma, questo stile da pugile, devo dirvi, mi ha sorpreso e mi è piaciuto molto. Quindi, ragazzi, questa era tutta la Wave 12. Mi raccomando, voi fatemi sapere se l'avete collezionata anche voi, quali personaggi avete trovato, quali vi mancano e soprattutto quali sono i vostri preferiti. Sempre un commentino qui sotto, mi raccomando. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bello come la Wave 7 o Wave 12, come volete, dei Gormiti. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se anche da voi sono usciti nelle edicole e se li avete acquistati e se state facendo la collezione. Sempre un commentino qui sotto. Qui da Visio e dai Gormiti è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!